perché ce ne sono tanti che ti possono portare in giro, fanno tutti la stessa cosa. Qui non si tratta solo di quello. E quindi sì, io sono più di pancia, e proprio perché il papà è molto analitico, io invece cerco di essere più emozionale, di arrivare, diciamo, e spiegare che cosa mi regala l'auto elettrica. C'è un uomo del tram, ma non penso che sia con noi. Ok. Oddio, no, non ho guardato la targa, so che era l'unico qua, ma non ho guardato. Ok, l'uscita è questa. Noi siamo dietro le QS, le QA. Juan Paolo. Sì, esatto. E l'auto veleggia, in realtà ha sempre però un minimo di frenata. Se voglio che veleggi completamente, devo mettere in N. Quindi penso che 130 ce ne mettiamo, cioè secondo me non è possibile fare. Siamo nell'area di servizio San Giacomo Sud, stiamo attendendo di ripartire, abbiamo preso il primo intertempo. Ecco, Matteo ci ha tenuto particolarmente a fare questa serie di checkpoint e rilevare i consumi delle auto in maniera così ravvicinata. A mio avviso non ha moltissimo senso questa cosa, scusa Matteo se te lo dico, ma perché? Perché quando si fanno rilevazioni su percorsi così brevi, ovviamente il dato del consumo è troppo influenzato dalla velocità alla quale rallento e entro, in questo caso in area di servizio, piuttosto che altre variabili fuori controllo. Quello che a mio avviso in questa prova sarà un po' un dato un po' più parlante, non so cosa ne pensi tu Laura, è il dato del consumo una volta arrivati a destinazione. Sì, secondo me questo tratto è stato troppo breve, ora ne faremo uno di circa 25 minuti, ma c'è un rallentamento, dobbiamo uscire dall'autostrada e rientrare, non penso sarà possibile fare i 130 e quindi rilevarlo, quindi alla fine i consumi non saranno reali. O in realtà è tutta una cosa che mi sto inventando perché il mio consumo è stato superiore a quello di Matteo, chi può dirlo? Potrebbe essere, io sono di parte perché... Quindi no. Non lo so se ti voglio ancora a bordo con quel cappellino, ci penso. Ma non lo indosso che ci sono a bordo. Tuo padre è qua vicino, quindi al massimo ti scarico. Allora, appena parcheggiato vicino a noi, un pick up piuttosto mostruoso. Le sue ruote sono grandi come quest'auto, sì, praticamente. Più o meno. Un Dodge Ram 4x4. Sì, amici, stiamo ripartendo. C'è speranza. Noi comunque continuiamo a consumare per stare freschi, perché io oggi ho deciso che non voglio sudare più. E l'ENIAC ancora? Okay. Massima velocità consentita. No, c'è un'altra Model 3, scherzavo. Ok. 130 km/h. No, è rimasto un ID3 dietro. Poi aspettiamo l'ultima ID3 che è rimasta dietro di noi e poi ci accodiamo. Ok. Devo uscire? No, no, no. Perché non lo escono? La ID3 davanti a noi è uscita dall'autostrada e noi la stiamo seguendo, ma il mio navigatore diceva di continuare. Chi sta sbagliando? Noi abbiamo sbagliato. Hanno sbagliato. Ah, ok, ok. Rientriamo. Allora vi seguiamo e rientriamo. Pecorella smarrita recuperata. Matteo, stavo pensando una cosa. Forse è il caso che non facciamo soste così tanto lunghe a ogni checkpoint, se no non arriviamo veramente più. Che dici? Sì, non so, direi di trovarci direttamente a Peschiera. Ah, va bene. Allora, ne approfittiamo per fare due chiacchiere con Laura, visto che ce l'abbiamo a bordo. Laura è, secondo me, un utente atipico di Vai Elettrico, perché normalmente, diciamocelo, purtroppo l'età media della popolazione di Vai Elettrico è tra i 35, 40, forse 45 anni, insomma. Laura, ma cosa ci fa? Cioè, spiegami, cioè, non perché non ti vogliamo, anzi, assolutamente, però da dove arriva questa tua passione, se c'è? Ma secondo me sì, perché comunque sì. L'abbiamo letto. La passione c'è e penso che sia nata un po' come tutte le passioni, per caso. Io ho sentito parlare delle auto elettriche e mi sono detta, ma è possibile? Cioè, veramente elettriche? E non ero molto appassionata di auto allora. E poi mi sono documentata, perché io qualunque curiosità abbia internet, e ho scoperto di questi mondi paralleli dove persone come me si trovano e parlavano di questi argomenti quando ancora non erano così in voga, quando non c'erano tutti questi modelli sul mercato. Ma quindi sei stata tu, diciamo, il veicolo attraverso il quale poi tuo padre ha detto, ma sì, ragioniamo su un'auto elettrica? Okay. Sì, sono sicura che se non avessi, come dire, insistito tanto forse non saremmo a questo punto, però...
fosse stato anche lui non sarebbe stata la stessa cosa. Okay. Anche lui è molto analitico, però lui magari è anche per più formazione analitico, professionale. Più analitico. Io vado okay. più di pancia, lui va più di dati. Okay. Per me i dati sono importanti, ma è importante anche la passione. La passione supera tutto. Infatti, se non ricordo male, nel pezzo nel quale parlavate della vostra Model 3, diciamo, i tuoi riferimenti erano anche molto emozionali relativamente all'auto. Molto, perché penso che di dati e recensioni sia pieno il web, e se io dovessi comprare un'auto vorrei sapere cosa mi dà. Okay. Perché ce ne sono tanti che ti possono portare in giro, fanno tutte la stessa cosa. Qui non si tratta solo di quello. E quindi sì, io sono più di pancia, e proprio perché il papà è molto analitico, io invece cerco di essere più emozionale, di arrivare, diciamo, e spiegare che cosa mi regala l'auto elettrica. Ecco, non voglio fare ovviamente il io lo sapevo, ma io lo sapevo, ragazzi, io lo sapevo. Io ieri ho detto a Ginger, Ginger è l'assistente di Matteo, ho detto: Ginger, non ce la possiamo fare con tutte queste auto a fare tutte queste soste così coordinate, ma neanche dei professionisti ce la farebbero, e non siamo dei professionisti. Che sarebbe perfetto. Sì. Allora, ragazzi, direi di fare così. Andiamo tutti direttamente all'agriturismo, così andiamo tutti a mangiare e risolviamo il problema del traffico. Breve aggiornamento, quindi. Abbiamo appena deciso, siamo all'uscita di Peschiera, c'è un traffico pazzesco e facciamo fatica a tenere le auto tutte raggruppate. Abbiamo davanti un ID3, abbiamo davanti altre due Tesla, una Peugeot... 208. Esatto, 208. Avete fame, ragazzi? Sì, abbiamo fame. Abbassa un po' Matteo, che sennò ci interrompe. Esatto. In realtà tutta questa cosa era solo per andare a pranzo insieme. Allora, Laura, dimmi un po' cosa guidavi prima di guidare Model 3. In realtà quello che guido tuttora, cioè una Una Mazda 5 ibrida GPL. Ok. Che non è proprio magari l'auto che sogneresti. Quindi che monovolume. Quindi sei passata da una Mazda 5 GPL a una Model 3 standard range. Sì. Ok. Sì. Ci credo che ti piacciono le elettriche, cioè, voglio dire. Anche i tempi di ricarica. Di solito le domande che mi vengono fatte: ah, vabbè, ma tu poi ti fermi, stai ancora in mezzo a caricare. Veramente no. Cioè, a casa è capace di metterci anche 20 ore se la carichi. Ma poca importanza. Esatto. Perché tanto non ti metti a guardare l'auto mentre. No, mentre sei, la carico di notte mentre carico il telefono, come fanno tutte le persone. Ma in realtà non è vero, esistono tanti tipi di colonnine, poi certo ogni auto ha un suo massimo. Un giorno stavamo discutendo con i miei coetanei di questa mia passione, insomma, e mi è stato detto che io desidererei un'auto elettrica perché sarebbe molto più facile da guidare dal momento che non ha un cambio, e quindi sì, come se io non fossi capace di guidare quel cambio. Sei capace ovviamente di guidare col cambio. Oddio, la motorizzazione di Modena mi ha dato la patente, quindi credo di sì. Cioè, in qualche modo ti muovi, sì, anche esatto, su un'auto con esatto. un cambio manuale. Assolutamente. Quindi, okay. Ma in sostanza non è che l'auto elettrica non ha il cambio perché le manca qualcosa. Non le serve. Semplicemente non è necessario. Eh sì, è anche economico per quanto riguarda la manutenzione. Non devi fare manutenzione a qualcosa che non c'è. Io, forse data la mia età, insomma, e date le mie possibilità economiche che saranno limitate, quando potrò permettermi un'auto, è un fattore che considero molto. La pigrizia mentale. Sì, sì, a volte anche davanti all'evidenza. Perché ci sta il gusto, tipo a me hanno risposto, ma vuoi mettere qualunque... tutte le tue auto, sempre mie le auto, sono sempre mie. Sempre mie. È vero, c'è un po' questa cosa di... Tu, sì, perché tu le tue cose, le tue batterie. Ma veramente? Non sono solo nostre. No, infatti, non sono mie. Ah. Cioè. E dicono, non saranno mai come certe auto, come poi magari di solito l'auto che mi citano più spesso è la Giulia. Ok, certo, gli elfisti. Vogliamo parlare degli elfisti? È un fatto culturale, no? Sì. Cioè, se cerchiamo di essere un po' oggettivi, sì. Perché ci adesso siamo di due generazioni diverse, ed è anche quello... bello del confronto, però comunque chi ama il termico e ama il rombo, perché lo ama? Ma perché quando eravamo piccoli il mito era quello, sì. No? Ed è normale, ma probabilmente già la tua generazione la potrebbe pensare in maniera un po' diversa.
i tuoi figli probabilmente non lo sentiranno mai neanche una volta il rombo di, una, di un motore. So del rombo la mia personale visione e infatti quando mi capita di caricare qualcuno un po' scettico, magari gli dico ok, ora facciamo silenzio, passiamo la radio, cerchiamo un rettilineo e ascolta il rombo dell'auto elettrica, che è un fischio in realtà. Che ha anche quello un suo rumore, perché non è vero che l'auto elettrica non emette rumore. Esatto. L'inverter sibilano. Esatto. Ed è perfettamente distinguibile il sibilo. E poi quando acceleri non senti il limite fisico dell'auto, che anche col cambio automatico deve cambiare marcia. La maggior parte dei casi... Qualunque auto elettrica, per a parità diciamo di segmento, è più prestante. Generalmente sì. Facciamo l'identikit dell'auto ideale per Laura. Che auto vorresti? Un'auto piccola, mi stavi dicendo. Sì, non tanto grande. Per esempio la Twingo. Ok. Ma in realtà anche la ID3, perché comunque mi affascina. Io, a parte avere visto gli interni, che sì, non sono la componente essenziale di un'auto, secondo me, però l'occhio vuole la sua parte. Nell'uso quotidiano tu devi trovarla comoda, e l'ho trovata assolutamente comoda. Penso che sia il giusto compromesso, non è piccola magari quanto l'auto dei miei sogni, però è il giusto compromesso. Siamo quasi arrivati a Riva, il nostro consumo è stato di 16,4 kWh per 100 km, lo do subito perché poi sarà chiaramente un po' influenzato dal fatto che risaliremo per un pezzetto, perché andremo a mangiare a Tenno, che è un po' in altezza rispetto a Riva. Ma ovviamente poi per le rilevazioni daremo il dato effettivamente all'arrivo. 16,4 kWh per 100 km, che è un dato sul consumo di un'auto elettrica, dato con il quale bisogna un po' entrare in confidenza. Per te dice qualcosa, perché tu sei abituato a guidare un'auto elettrica, per qualcun altro potrebbe non avere granché senso. Rispetto al consumo che normalmente hai o che vedi sul display della tua Tesla, cosa mi puoi dire? Dico che è veramente molto simile. Ok. E quindi secondo me tutto questo questa gara profonda che c'è non ha senso di esistere, perché secondo me sono gusti, scegli l'auto che preferisci, sono auto differenti, offrono opportunità e comfort differenti. Per esempio, una cosa che secondo me a Tesla manca e mancherà sempre è l'integrazione con Android Auto CarPlay. A me farebbe molto piacere averla. E non è possibile, non ci sarà mai, da quanto ho capito. Non so se non ci sarà mai, sai, perché ultimamente ho sentito un po' di movimento su questa cosa. Potrebbe anche essere... Incrocio le dita. Potrebbe anche essere... E quindi il mio commento finale è veramente di scegliere quello che preferite, perché sono due auto valide, entrambe. E ognuno ha le sue esigenze e poi si sfocia nella preferenza. Siamo sostanzialmente arrivati, sono le 12.49, ci manca praticamente un chilometro, abbiamo recuperato altri due amici nei posti posteriori. E non so qual è stato il nostro consumo, andiamo a vedere. L'abbiamo controllato quando eravamo a Riva, chiaramente è aumentato perché siamo saliti, certo, di un bel pezzo, siamo a 18,2 kWh per 100 km. Che sterzata che c'ha sta macchina. Sì, è uno dei suoi pregi. Questo le fa guadagnare tanti punti. Siamo effettivamente arrivati, andiamo a rilevare tutti i dati. 2 ore e 35 la percorrenza, 137 km percorsi, alla velocità media di 54 km orari, 18,4 kWh per 100 km il consumo. La giornata di test è quindi finita, sono in questo momento nuovamente a casa mia. Ovviamente non possiamo tirare le conclusioni in questo caso perché non abbiamo tutti i dati, io stesso non ho tutti i dati delle altre auto che stiamo raccogliendo e che pubblicheremo in un dettagliato articolo contemporaneamente al video di Matteo appena sarà possibile. Una considerazione però la voglio fare: qualsiasi sia il risultato che uscirà da questo test, stiamo attenti a come analizzarlo, perché noi ovviamente abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo rilevato le percentuali in partenza di tutte le auto e le percentuali all'arrivo di tutte le auto. Abbiamo rilevato anche i consumi mostrati dall'auto, ma facciamo molta attenzione. Ci sono ovviamente, non potrebbe essere diversamente, molte cose da tenere in considerazione. Ci sono auto che tengono conto solo del consumo
da un punto di vista di motore elettrico e non dal punto di vista dei servizi. Ci sono auto che, ad esempio, escludono totalmente tutto ciò che accade mentre l'auto è parcheggiata, quindi se non è in modalità drive. A mio avviso ci sono anche differenze sostanziali tra ciò che l'auto mostra e ciò che l'auto realmente consuma. La stessa percentuale di batteria non necessariamente corrisponde al vero. Mi spiego meglio. ID3, ad esempio, quando segnala uno 0% di batteria, in realtà ha ancora qualche kilowattora a disposizione. Quindi attenzione a come analizzeremo questi dati. Ma certamente ci daranno, non c'è dubbio, un sacco di informazioni su quello che è effettivamente il comportamento di ogni auto che proviamo a guidare. Quindi lo vedremo appena possibile. Nel frattempo, seguiteci, commentate, chiedeteci informazioni. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al test. Mi dispiace per chi avrebbe voluto partecipare e non è riuscito a farlo. Per chi magari avrebbe voluto partecipare e non c'è stata la possibilità di includerlo, non è per cattiveria assolutamente. Ma lo avete visto, lo avete intravisto per il momento, è già parecchio difficile costruire un test in questa maniera con un numero limitato di auto. Quando le auto aumentano così a dismisura diventa ancora più complicato. Grazie a tutti, a prestissimo, seguiteci su vaielettrico.it, iscrivetevi al canale, aiutateci a fare sempre più test di questo tipo.